Buonasera a tutti, sono esattamente le ore 16 e il 27 di giugno. Eccoci in diretta Facebook come al solito, come tutti i giorni. Devo dire che questa sarà una diretta un pochino più breve. Io sono reduce dalla giornata in aula a Montecitorio. Abbiamo avuto il presidente Conte che è venuto, come si fa ogni volta, poco prima di un Consiglio europeo. Il presidente Conte, con tutto il governo al gran completo, è venuto a dare le linee, a spiegare quali sarebbero state le posizioni italiane appunto a questo Consiglio europeo, un Consiglio europeo molto ricco che si occupava di molte questioni, ma in realtà direi che la massima parte delle attenzioni sono state assorbite dal tema della migrazione, delle migrazioni naturalmente, del regolamento di Dublino e di tutta la discussione che in questo momento è in corso in Europa sulla vicenda dei migranti. La mia impressione, se devo dire la verità, è che diciamo, il governo tenga questa posizione formalmente del governo italiano che fa la voce grossa. Sostanzialmente, appunto, sia il Presidente del Consiglio che appunto abbiamo sentito le dichiarazioni di Salvini e di quanti altri in questi giorni tendono ad accreditare una tesi per la quale questo governo finalmente fa sentire la sua voce, è un governo che si impone. In realtà l'impressione che ho avuto io è, tra l'altro, riportata molto bene dall'intervento di Lia Quartapelle in dichiarazione di voto per il PD, è che a questa voce grossa in realtà non corrisponda nessun risultato di fatto per il governo italiano. Si sta sostanzialmente litigando con mezzo mondo, si litiga con i paesi tradizionali alleati, la Francia in particolare che viene molto demonizzata, ma naturalmente anche la Germania, per non parlare di Malta, o con paesi del bacino del Mediterraneo. Abbiamo visto il caso della Tunisia. Tra l'altro, invece, Salvini è andato di recente in Libia, perché poi si è reso conto che con questi paesi non si può litigare, bisogna evidentemente collaborare e trovare delle soluzioni insieme, però non sembra che ci siano particolari esiti. Io devo dire, trovo anche un po' buffo, ma anche un po' irritante questa litania della modifica del regolamento di Dublino. Ora, che il regolamento di Dublino non andasse bene, noi lo sappiamo benissimo, e negli anni dei governi a guida PD questa cosa è stata detta in tutte le salse diciamo, all'Unione Europea. Noi abbiamo sempre tenuto questa posizione. La differenza forse è che noi abbiamo cercato la collaborazione dei nostri alleati nella consapevolezza che senza questa collaborazione comunque il regolamento di Dublino non verrà modificato. E infatti quello che stiamo vedendo è che anche la bozza che era stata inviata, poi si è detto che non era una bozza, è stata ritirata, e anche questo Conte l'ha fatto passare come una sorta di sua, come dire, di punto forte della sua strategia. Era una bozza che riguardava soprattutto i cosiddetti movimenti secondari, cioè i movimenti all'interno dell'Unione Europea, una volta che il migrante è arrivato e, come sappiamo, arriva normalmente in Italia. Però di quote o di ripartizione di migranti da parte soprattutto di quei paesi, che poi è la cosa paradossale, soprattutto da parte di quei paesi che, in particolare, a cui in particolare Salvini guarda con attenzione, ecco, da parte di quei paesi non c'è nessun tipo di collaborazione verso di noi. Infatti, la cosa paradossale è che stiamo, diciamo così, litigando con quelli che potrebbero darci una mano e cerchiamo la sponda di coloro che del non darci una mano e quindi del non collaborare alla soluzione del problema hanno fatto un punto d'onore. Io voglio sempre ricordare che l'Ungheria di Orbán sta mettendo addirittura in Costituzione il rifiuto dell'accoglienza dei migranti. Quindi questa strategia cosiddetta della voce grossa in realtà sembra più avere effetti sul piano interno, cioè sul piano della comunicazione in Italia. Si fa la voce grossa per parlare al proprio elettorato, per diciamo così, lucrare in termini di voti nei sondaggi. Avete visto quello che sta succedendo, diciamo, il consenso aumentare nei confronti della Lega, ma di fatto non c'è nessuna novità. Si demonizzano le ONG, si lascia
qualche centinaio di disperati che cercano di arrivare in mezzo al mare, violando peraltro le norme del diritto marittimo. Abbiamo visto anche in queste ore c'è stata diciamo questa presa di posizione della Guardia Costiera che ha detto è ovvio che non è che possiamo come dire, ignorare quelle che sono le regole. Se in mare c'è un naufrago, tutte le persone che vivono e lavorano in mare sanno che quel naufrago va salvato, non si lascia nessuno, mai per nessuna ragione al mondo si lascia via. Infatti sappiamo che comunque anche in questi giorni dei migranti sono arrivati e quindi questo è. Per cui sembra più che altro una sorta di gran panna montata rivolta all'elettorato italiano, all'opinione pubblica italiana, che è qualcosa che porterà dei risultati. Infatti vedremo che cosa succederà in questo Consiglio europeo, ma se devo dire la verità non immagino che ci saranno delle grandi novità, tantomeno si modificherà il regolamento di Dublino, ma figuriamoci. Ma quello che poi va sottolineato che in questa giornata di lavori però ci sono state anche molte cose delle quali di fatto non si è parlato. Non si è parlato di temi economici, per esempio. Infatti io stesso sono intervenuto e ho voluto sottolineare il fatto che il Presidente del Consiglio, in un momento nel quale scoppia una polemica sui dazi, sapete, sul protezionismo, i dazi statunitensi nei confronti della Cina, ma anche nei confronti dell'Unione Europea, le prime crepe anche negli Stati Uniti, questo caso della Harley-Davidson, la casa produttrice di motociclette, che è stata colpita dai controdazi europei e quindi ha annunciato di spostare una parte della produzione in altri paesi del mondo perché con i dazi imposti dall'Unione Europea come bilanciamento i prodotti Harley-Davidson diventano meno competitivi e quindi un'azienda americana che dice me ne vado all'estero, porto una parte della produzione all'estero, ovviamente colpendo poi i lavoratori statunitensi, perché questa de delocalizzazione inciderà sul lavoro. Questo a conferma che il protezionismo poi fa sempre male a chi lo pratica. Già George Bush nel 2002 aveva tentato di imporre dei dazi su acciaio e alluminio, ancora una volta li aveva dovuti ritirare in tutta fretta, resosi conto che magari guadagnava qualche posto di lavoro nel siderurgico, ma ne perdeva tantissimi in altri settori produttivi. E la stessa cosa sta succedendo anche negli Stati Uniti. Tra l'altro la reazione di Trump nei confronti di Harley-Davidson è stata, come dire, nello stile di Donald Trump, estremamente focosa, estremamente energica, dicendo: Ah, ma non è possibile che voi produciate le motociclette americane in un altro paese. Ma così è. E però di questo il nostro governo non parla, non ne parla il Presidente del Consiglio. Ed è una cosa molto grave perché, come oggi gli ho spiegato, anzi, voglio invitarvi a vedere la registrazione del mio intervento. Dura soltanto 5 minuti e la trovate sulla pagina Facebook o la trovate anche su YouTube, perché penso possa essere interessante. Quello che ho detto è che, per un grande paese esportatore come il nostro, questo protezionismo è evidentemente molto dannoso ed è strano che il nostro Presidente del Consiglio, già quando è andato al G7, non ha avuto parole contro i dazi di Trump, ma così come per le migrazioni facciamo le alleanze con i paesi che diciamo contrastano il nostro interesse nazionale, anche nel protezionismo facciamo degli accordi con Donald Trump che va contro l'interesse nazionale italiano, che è un interesse a tenere i mercati aperti proprio perché noi siamo dei grandi esportatori. Quindi il nostro governo è un governo che di fatto tende a perseguire interessi contrari a quelli del paese, contrari agli interessi nazionali. E questo lo si vede appunto in vari settori. Questo è stato ciò che ho voluto dire oggi, ma come vi ho detto, mi farebbe molto piacere se vedeste la registrazione dell'intervento. Come ho detto, dura soltanto 5 minuti e mi faceste sapere che cosa ne pensate. Dico soltanto in chiusura ancora qualche parola sul Partito Democratico, perché ho visto che ancora oggi molti giornali hanno aperto sulle vicende interne al partito. Sapete che il 7 di luglio è stata convocata l'Assemblea Nazionale, se non lo sapete è una notizia importante che vi do in questa occasione. Io credo e spero che il 7 di luglio finalmente si debba convocare questo congresso. Penso che certamente non debba ridursi a una conta, né tantomeno come dire, a una valutazione dei riposizionamenti di questo o quel dirigente in quella mozione o nell'altra mozione. Quello di cui abbiamo bisogno, io credo,
Soprattutto è un grande rinnovamento. Io lo dico con una certa insistenza, e cioè penso che se noi vogliamo recuperare il rapporto col paese, vogliamo rafforzare la nostra presenza, anche il nostro consenso elettorale, l'unica possibilità che abbiamo è andare avanti. Cioè, ho l'impressione che ci siano dentro il partito molte persone che pensano, abbiamo avuto questa parentesi di Matteo Renzi, prima la chiudiamo, prima rimuoviamo Renzi e la sua memoria, quindi una sorta di damnatio memoriae, e prima torneremo il vecchio bel partito che tutti conoscevano, nel quale eravamo a nostro agio, che ci piaceva tanto e che andava così bene. Ora, posto che non è detto che andasse benissimo ora questo vecchio partito, io credo che non sia quella la soluzione. Cioè, non penso che questi anni di governo e questi anni di segreteria Renzi siano reversibili. Non penso che si possa semplicemente tornare indietro e far finta di nulla, riportare indietro le lancette dell'orologio e vivere felici. Io credo che il cammino che ci aspetta è un cammino difficile, ma deve essere per forza un cammino di progresso, non può essere un cammino, con la marcia indietro innestata. E quindi quello di cui abbiamo bisogno, io credo, è di un ulteriore rinnovamento. Non abbiamo bisogno, di riproporre visi noti, non abbiamo bisogno di riproporre ricette conosciute. Abbiamo invece la necessità del coraggio di esplorare territori che ancora non abbiamo conosciuto, di uscire anzi dalla nostra comfort zone, come si dice, dalla nostra, lasciare la nostra coperta di Linus e andare a provare, strade nuove, ricette nuove, idee nuove, dico la verità, anche facce nuove. Io non credo, sinceramente, che possiamo venirne fuori se non individuando anche un nuovo gruppo dirigente che esprima, anche con la propria presenza fisica, una fortissima innovazione al cambiamento. E quindi questa sarà la mia posizione al congresso. Io credo ancora che il Partito Democratico sia uno strumento valido, non penso che debba essere sciolto, non penso che debba essere superato, penso che tutti i valori che la sinistra, il centro-sinistra, la sinistra moderata, riformista rappresenta siano ancora estremamente importanti, non penso che siano spariti dalla circolazione o che si siano, come dire, cancellati dal libro della storia con un colpo di bacchetta magica. Il 4 di marzo, e quindi penso che quel contenitore possa andare bene. Poi, ovviamente, tutto si può cambiare, tutto si può migliorare, ma insomma, io credo che non dobbiamo inventarci delle ricette pazzesche o provare, appunto, come apprendisti stregoni a fare cose sconosciute che, di cui non capiamo neanche i contorni. Però dobbiamo avere una forza innovativa importante e ripeto, non adagiarci su precedenti allori che potrebbero essere molto, come dire, potrebbero trarci in inganno. Comunque, vedremo le cose come andranno. Io le cose che sto dicendo a voi le dico francamente anche ai miei colleghi parlamentari, ai miei compagni di partito, ai dirigenti del partito. Quindi vi terrò naturalmente aggiornati, vi dirò quello che intendo fare in modo tale che saremo, come dire, come dicono gli inglesi, sulla stessa pagina. Per il momento mi fermo. Vi invito ancora una volta a guardare appunto il mio intervento oggi a Montecitorio. Una cosa che faccio sempre è di invitarvi a condividere questo video, se non l'avete fatto durante la diretta, a farlo adesso o comunque a condividere poi il video che resterà in registrazione nelle ore a venire. E io vi do appuntamento a domani e non sono ancora in grado di dire purtroppo l'orario giusto perché domani mattina dovrei tornare a Milano e quindi non so ancora quale treno, quale aereo prenderò e quindi non sono capace di darvi un appuntamento preciso adesso, però so che siete pazienti, che mi seguite comunque, che sapete che leggerete a che ora ci vediamo sulle mie pagine Facebook e su Twitter. Quindi grazie ancora di tutto, il fine settimana si avvicina, a presto, ciao!